20.30, buonasera e benvenuti al TG 2000. Esplode di nuovo la protesta in Francia, dove oggi pomeriggio ci sono state nuove manifestazioni, scontri tra gilet gialli e polizia. A Parigi un gruppo di 15 manifestanti ha sfondato con una scavatrice la porta della sede del Ministero per i rapporti con il Parlamento. Fabio Bolzetta. Torna a colorarsi della protesta dei gilet gialli e si alza subito la tensione. Ecco da Parigi le immagini volutamente parziali di un poliziotto che, isolato, viene ripetutamente colpito a calci. La polizia usa i lacrimogeni contro i manifestanti, intendono raggiungere l'Assemblea nazionale. Un assembramento da questo pomeriggio non lascia Place de l'Hôtel de Ville. I musei intanto vengono presidiati. Al Museo d'Orsay un gruppo di visitatori resta bloccato all'interno del sito, ma soltanto per alcuni minuti, prima di riuscire ad uscire da un ingresso secondario. Nei disordini una casa galleggiante viene quasi distrutta da un incendio. Scontri anche a Marsiglia, a Beauvais, in Normandia e a Montpellier. Ottavo atto del braccio di ferro con il governo francese. Nonostante le concessioni del presidente, i cori ripetono Macron dimettiti. In 4.000 a Parigi, 25.000 in tutta la Francia. Secondo il quotidiano Griveaux, la porta del Ministero dei Rapporti con il Parlamento è stata sfondata con una scavatrice. Appello del ministro dell'interno francese, Christophe Castaner, alla responsabilità e al rispetto del diritto. Ma quello di oggi è un test anche sul movimento, diviso almeno in una parte, sulla partecipazione alle manifestazioni di oggi. I gilet gialli si dipingono intanto di rosa. Domenica mattina, marcia delle donne convocata a Parigi, nuovo appuntamento, ma la notte francese è ancora lunga. Adesso cambiamo argomento, si alza il livello dello scontro sul decreto sicurezza. Non ci sono più solo molti sindaci a contestarlo, ma ora anche i presidenti delle regioni. In particolare il governatore della Toscana Enrico Rossi ha annunciato che lunedì la giunta regionale farà ricorso alla Corte Costituzionale contro il provvedimento. Sentiamo Caterina Dall'Oglio. La battaglia sul decreto sicurezza conta nuovi protagonisti. L'ultimo a ribellarsi dopo i sindaci, ma primo fra le istituzioni regionali, è Enrico Rossi, presidente della Toscana. Ha annunciato che lunedì la sua giunta approverà una delibera per presentare ricorso contro le norme volute dal ministro dell'interno Matteo Salvini. Le regioni, è bene chiarire, sono investite dal decreto sicurezza per quanto riguarda la sanità. Chi ha solo il permesso di soggiorno senza carta d'identità e residenza rischia infatti di perdere ogni tutela dal punto di vista della salute. Ma il governatore Rossi dà il suo appoggio anche alla rivolta dei sindaci, stigmatizzando il decreto come un provvedimento che aumenterà l'insicurezza e sfida il ministro dell'interno a un faccia a faccia pubblico. Immediata la risposta di Salvini, che ha ricordato al governatore toscano i numeri delle persone in stato di povertà assoluta nella sua regione, e poi arriva anche quella di Di Maio. Queste persone stanno utilizzando strumentalmente il decreto sicurezza, che è un decreto che cerca solo di fare un po' di ordine in una materia che era stata non solo creata in maniera confusionale, ma applicata anche peggio. Non solo, Rossi è disponibile a valutare insieme ai sindaci l'esercizio previsto dalla legge La Loggia, che indica la possibilità per i comuni di richiedere, attraverso il Consiglio delle Autonomie Locali, che sia la regione a farsi carico del ricorso alla consulta in tempi più rapidi, anche su materie dei comuni e su competenze dei sindaci. Il governatore della Toscana per ora trova sponda per il ricorso alla consulta anche nei presidenti di Calabria, Lazio e Piemonte. Non si sblocca ancora la vicenda della Sea-Watch e della Sea-Eye. Le due navi di salvataggio tedesche restano ancora in mare al largo di Malta con i 49 migranti a bordo. Per loro la situazione è ancora di stallo, nonostante la trattativa messa in piedi dalla Commissione europea con i paesi dell'Unione. Nessuno per il momento ha dato la disponibilità di un porto per lo sbarco. Ieri si era aperta una piccola speranza dopo le parole del vicepremier italiano Di Maio, che aveva dato l'ok all'accoglienza almeno di donne e bambini. Una proposta però respinta con decisione da Matteo Salvini. È da più di 20 giorni che non si sa più nulla di Luca Tacchetto, il giovane architetto padovano scomparso in Burkina Faso insieme alla fidanzata il 15 dicembre scorso. Il servizio.
Non si hanno più notizie di Luca Tacchetto, il giovane trentenne di Vigonza in provincia di Padova, partito per il Togo insieme all'amica canadese Edith Blyce. Un viaggio via terra per conoscere la realtà vera delle persone, per vedere l'Africa dal di dentro, senza preconcetti. Era da un anno ormai che programmava questo viaggio, che aveva come destinazione finale il Togo, per lavorare lì 2 mesi su un progetto umanitario. Quasi ogni giorno ci raccontava chi aveva visto, chi aveva trovato, qual era l'Africa vera. Dal 15 dicembre i genitori Nunzio e Rosaria non hanno più notizie. Non è da Luca non scrivere per giorni, ci racconta il padre. Fino al 15 è stato tutto bene. Dopo, passata l'esperienza più difficile, perché soprattutto il Mali, la Mauritania, in Burkina si sentiva ormai arrivato e probabilmente lì è successo qualcosa. Pochi giorni dopo l'ultima comunicazione via WhatsApp viene attivata l'unità di crisi della Farnesina, tutt'oggi impegnata nella ricerca del connazionale, oltre ai numerosi contatti personali della famiglia. Ma è una cosa indescrivibile l'attesa, perché non hai riferimenti. E naturalmente dal punto di vista dell'ansia questo comporta una sofferenza che devi cercare di gestire, perché quando non ti senti più per un certo numero di giorni chiaramente cominci ad avere una preoccupazione che si fa sempre più grande e che in qualche modo devi controllare, ma poi devi anche prendere delle misure per affrontarla. Insomma. Una bozza circolata nel pomeriggio comincia a definire i dettagli dei 2 principali provvedimenti della manovra del governo, quota 100 per le pensioni e il reddito di cittadinanza. Vediamo come sarà quest'ultimo con Silvio Vitelli. Reddito di cittadinanza, si parte dal prossimo aprile. I requisiti per accedervi sono stati inseriti nella bozza messa a punto poche ore fa. Vediamoli. L'assegno verrà erogato per 18 mesi. Sì, ai cittadini stranieri, purché siano residenti continuativamente in Italia da almeno 10 anni. Il reddito ISEE del proprio nucleo familiare dovrà essere inferiore a 9.360 euro. Attenzione anche al patrimonio immobiliare. La prima casa non verrà conteggiata, ma tutto ciò che sarà posseduto in aggiunta a questa non dovrà superare i 30.000 euro. Depositi bancari, investimenti, polizze, certificati di deposito, eccetera, saranno consentiti fino a un massimo di 6.000 euro, più 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare. Nessuno in famiglia deve aver acquistato un'auto nei 6 mesi antecedenti la domanda. Se invece lo ha fatto tra il 7° e il 24° mese precedente, non potrà possedere un'auto di cilindrata superiore ai 1.600 né una moto oltre i 250. Niente assegno a chi si è dimesso volontariamente, ma solo se lo ha fatto nell'ultimo anno. Saranno 3 le offerte di lavoro da rifiutare per far decadere il beneficio. Nei primi 6 mesi di fruizione del reddito le aziende dovranno trovarsi entro 100 km dalla residenza, oltre il 6° mese entro 250 km. Nel caso di rinnovo ulteriore del beneficio, a patto che in famiglia non ci siano né minori né disabili, l'azienda potrà trovarsi ovunque sul territorio italiano. Per gli ultra 65 anni ci sarà la pensione di cittadinanza con requisiti diversi. Chiunque dichiari il falso per ottenere il reddito di cittadinanza sarà punito con la reclusione da 1 a 6 anni, oltre all'impossibilità di chiederlo nuovamente per un intero decennio. Parliamo adesso di un progetto che spinge i baresi a scegliere di muoversi in bici anche per andare al lavoro. È il primo di questo tipo in Italia e prevede un bonus a chi percorre più chilometri in sella alle 2 ruote. I dettagli nel servizio di Alba Di Palo. Il nome del progetto è uno slogan che bene si coniuga con lo spirito pugliese di darsi una mossa, perché MUVT, acronimo di mobilità urbana vivibile e tecnologica, tra le strade di Bari significa proprio muoviti. E la città pugliese è la prima in Italia ad aver pensato a un modo per esortare a pedalare. Come? Usando i fondi del Ministero per l'Ambiente per convincere i baresi a saltare in sella per ottenere una sorta di bonus mobilità, un rimborso per ogni chilometro pedalato per andare al lavoro o a scuola.
Il bonus va dai 10 ai 20 centesimi fino a 100 euro nei 4 mesi di sperimentazione, a cui si somma un premio extra da 50 euro destinato ai 10 ciclisti urbani più virtuosi. A registrare i chilometri percorsi sarà un dispositivo Bluetooth da collocare su una ruota, che collegato a un'app per smartphone registrerà gli spostamenti compiuti. Se le gambe non reggono, nessun problema. Le agevolazioni, seppur in misura minore, sono previste anche per i chilometri macinati con pedalata assistita. Il progetto piace ai baresi, pronti a inforcare la due ruote. È un'idea molto simpatica, carina, sicuramente stimolerà un sacco di gente a usare la bici. Sicuramente è una cosa positiva, bisogna vedere le modalità con le quali verranno erogati bonus. Spero che invogli la gente a usarla, non solo a comprarla e poi depositarla in una cantina. Le bimbe la usano e ce l'hanno già, però potrebbero comprarla i genitori, quindi io e il papà. E chi non ha ancora la bici e vuole convertirsi al trasporto super green può farlo grazie a uno sconto previsto dal progetto del comune, che non dimentica chi già usa la bici. In una seconda fase verrà data la possibilità anche a chi già possiede la propria bici, come me, di usufruire di questi incentivi economici per spostarsi e per raggiungere il lavoro con la propria bicicletta. Continua l'ondata di freddo su tutta l'Italia, a soffrirla in modo particolare è certamente chi si trova in condizioni di povertà, senza un tetto o in difficoltà a scaldare la casa in cui abita. Nicola Ferrante ci racconta la storia di Nela. Permesso? Prego. Nela? Prego. Ciao, sì, sì. Nicola, TV 2000. Ciao. Non è una senza tetto, ma è totale la povertà di Nela, 63 anni, da Trenta in Italia, dalla Romania, e di suo marito Fabrizio. Uno sfratto nel 2017 durante il quale lei, per la disperazione, si dà fuoco. Mi hanno buttato fuori con la camicia bruciata addosso, neanche i panni miei me ne ha potuto prendere. Il giorno 24 di settembre, quando mi hanno cacciato, il giorno che mi hanno cacciato, mi hanno dato, il comune mi ha dato per 15 giorni a stare a un albergo, e dopo 15 giorni non potevo stare neanche più là, e abbiamo dormito in macchina fino al 25 di ottobre, quando abbiamo preso questa casa, ci hanno dato questa casa. Da allora la regione paga l'affitto di questa casa di proprietà di un privato a Sezze, provincia di Latina, con uno stanziamento di 12.000 euro una tantum, ma adesso, con l'arrivo del 2019, l'accordo col comune è da rinnovare. Adesso di questo mese già non dovrei pagare io praticamente, io adesso lunedì ci vado al comune a vedere per prolungarci fino a quando finiscono questi 12.000 euro. Quanto costa l'affitto al mese? 300 euro al mese. 300 euro? 300 euro, ecco quello che vedete qua, e ci sta una camera da letto sopra. Tutto qua. Una camera da letto? Prima non ce l'avevamo nemmeno le brande, le niente. Senti, qui dentro si gela. E così dormiamo, in queste condizioni. Come vedete, non ci sta, vedete, qualche cosa di riscaldare qua? Assolutamente niente. Dormiamo così, con coperta, e questo cappello in capo, bottiglie con acqua calda, la metto per il letto che mi riscalda un po'. Questi giorni fa particolarmente freddo. Molto freddo, e non abbiamo avuto legna fino a ieri. Per dire, ieri un amico di mio marito ci ha dato una motosega e è andata per i boschi. Se vi faccio vedere il frigorifero, è vuoto, completamente vuoto. E poi la dignità di una persona conta tanto, pure andarci a abbassarti, a chiederci, a fare, la senti dentro. E adesso gli appuntamenti per i riti dell'Epifania di domani, domenica 6 gennaio, che TV 2000 seguirà in diretta. Si parte alle 10 del mattino con la Santa Messa dell'Epifania, celebrata nella Basilica Vaticana da Papa Francesco, poi alle 12 l'Angelus del Pontefice da Piazza San Pietro. E con questo è tutto per il nostro telegiornale, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata con i programmi di TV 2000.